sorto alle pendici del Monte Caruso, Foglianise è ubicato in una zona centrale della Valle Vitulanese. Circondato da verdi e uberose colline. Il paese si presenta diviso. Una parte moderna, che si sviluppa nell'area pianeggiante del Prato, una parte storica, costituita dagli antichi casali che coronano le ripide pendici del Monte Caruso, ed una di campagna, che si estende ad est. Essendo una località a 350 metri sul livello del mare, gode di un clima mite ed offre un gradevole paesaggio di particolare effetto per il continuo variare delle vedute. Un paese della Valle Vitulanese di 300 metri di altezza sul livello del mare, dove c'è un'ottima temperatura, un'ottima aria, ottimi prodotti della nostra zona. Siamo naturalmente in provincia di Benevento, a pochissimi chilometri dal capoluogo, ed è raggiungibile via la strada La Fondovalle Vitulanese. Uno dei più suggestivi vicoletti di Foglianise è il Vico Russo. Esso conserva come il Vico Vetroni le sue graziose scalette con le quali si raggiungono le abitazioni. Il Monte Caruso, alto circa 600 metri, quasi privo di vegetazione, presenta a mezza costa l'eremo dedicato a San Michele Arcangelo. Opera di probabile fondazione longobarda, edificato all'ingresso di una grotta naturale. Il complesso monumentale, incastonato tra le pareti rocciose del monte come un nido di rondine, è stato di recente restaurato e riportato al suo antico splendore. Tra le chiese più suggestive troviamo quella dedicata a Santa Maria di Costantinopoli. All'interno la chiesa presenta una pianta a croce latina, unica navata e due cappelle laterali, e dei quattro bracci risultanti quello inferiore è più lungo degli altri. L'altare maggiore, sormontato da un quadro della Dormitio Mariae, è dedicato a Santa Maria di Costantinopoli. Thank you.
In stile classico ionico, con pianta a croce latina, si presenta la chiesa del Santissimo Corpo di Cristo e Sant'Anna. La navata è caratterizzata da una volta a botte con cassettoni, mentre il coro è sovrastato da una volta a cupola con pennacchi e le due cappelle laterali da volte a padiglione lunettate. Al suo interno è conservata una preziosa tela raffigurante la nascita della Madonna. Fondata nel XIV secolo, la chiesa di San Ciraco è stata ricostruita e completata nel corso del XVI secolo. Dell'impianto originario restano oggi soltanto le colonne in pietra. La chiesa è costituita da tre navate, di cui la centrale ha la soffitta di tavole di pioppo pitturate. Entrando è possibile ammirare ben sette altari. La cupola è realizzata con cassettoni dipinti nella tonalità dell'azzurro con stelle dorate simboleggianti la luce divina. Una delle più graziose cappelle campestri edificate nel 1579 è quella di San Rocco. Ogni anno, la mattina del 16 agosto, giorno in cui si venera San Rocco, si svolge la manifestazione della festa del grano, dinanzi alla chiesetta, dove avviene la benedizione dei carri di grano. Centrale ed essenziale dei festeggiamenti in onore di San Rocco, fa rivivere in forma originale e fortemente espressiva opere d'arte in paglia rese possibili grazie all'opera precisa, meticolosa ed accurata dei maestri della paglia.
Tra alterne vicende, nel corso degli anni, la sfilata si è arricchita sempre di più di lavori. Alle primitive intenzioni di adornare semplicemente il carro di grano, si è arrivati alla realizzazione di preziosi lavori creati con lo stelo di grano intrecciato finemente. I carri, non più trainati dai buoi, sono allestiti su camion e trattori e si distinguono per la loro dimensione in piccoli, medi e grandi. Le opere più impressionanti rimangono comunque le grandi riproduzioni di cattedrali che oggi sono proposte con dovizia di particolari e tecnica di intreccio finissima, capaci di suscitare meraviglia e stupore in ogni turista e visitatore. La festa del grano è la rappresentazione storica di un'offerta a San Rocco in segno di ringraziamento per l'abbondante raccolto del grano. Frutto della terra dal quale si ricava il pane, alimento conosciuto fin dalle più arcaiche epoche della storia dell'uomo. Alla manifestazione che è organizzata dall'amministrazione comunale e dal parroco partecipano con passione tutti i cittadini affiancati con entusiasmo da numerosi gruppi di giovani. Ciascun gruppo presenta un particolare tema, che spesso può essere o religioso o legato alla tradizione di Foglianise. Oltre ai famosi carri, durante l'annuale sfilata del 16 agosto è possibile osservare i caratteristici gruppi folcloristici che danno un tocco di colore alla manifestazione. Mario. Il comune di Foglianise, gemellato con il comune di Buscemi, durante la manifestazione ospita i carri realizzati da quest'ultimi e rappresentativi della Sicilia. Il gemellaggio fra il comune di Buscemi e il comune di Foglianise nasce da una conoscenza personale di amicizia fra alcuni esponenti politici della Sicilia e della Campania, fra cui il sindaco in primis del comune di Foglianise, il vicepresidente della regione l'onorevole Giambattista Bufaldese, Bruno Marziano e il sottoscritto. È nata anche questa necessità del gemellaggio in quanto le nostre comuni sono accumulabili dalla cultura contadina, dalla cultura del grano, motivo per cui si è deciso di fare questo gemellaggio.
Oggi, vedendo dal vivo questa grande manifestazione, sono rimasto impressionato positivamente per quello che si riesce a fare in questo comune. Veramente sono delle opere d'arte, riproducono questi monumenti in maniera meticolosa e riescono ad esprimere ciò che essi rappresentano da un punto di vista culturale. È come se uno facesse un viaggio all'interno di questi comuni, in particolare che quest'anno si è deciso di scegliere la Sicilia e quindi all'interno delle nostre bellezze siciliane. Confermo che è una manifestazione di rilievo non solo per la regione Campania, oserei dire anche di rilievo a livello nazionale, perché da quello che mi è dato sapere non esistono realtà simili a queste per quello che si riesce a fare, e quindi mi auguro che questa manifestazione cresca ogni anno in più, in modo tale che si arriva ad avere veramente un evento nazionale e anche ultranazionale. La Banca del Lavoro del Piccolo Risparmio, con sede anche a Benevento, è particolarmente legata alla manifestazione del grano, perché proprio Foglianise è stato il comune da cui la banca è andata man mano ingrandendosi. Come tutte le banche che hanno locali, noi abbiamo una forte connaturazione territoriale. Siamo sempre vicini a quelli che sono gli imprenditori della nostra provincia. Il nostro motto è cresciamo con voi, nel senso che se gli imprenditori locali crescono, anche la banca che gli è vicino, che gli dà sostegno nei momenti difficili, cresce con loro. Ed è questo il nostro motto. La mia famiglia è molto legata a Foglianise. Nei primi anni del Novecento mio nonno, che era un giovane calabrese nativo di Bagnara Calabra, si trasferì per curare delle sue proprietà nel paese di Foglianise, dove conobbe mia nonna e si sposarono ed ebbero ben 8 figli, una famiglia numerosa per quei tempi, però al passo dei tempi. Persone che sono tutte laureate, che hanno raggiunto nelle loro professioni grossi risultati, e mio nonno, legato al suo territorio,
fondò questa banca nel 1921 insieme ad altri agricoltori della zona ed è restata sempre molto legata la mia famiglia a questo paese. Ed è legato anche alla festa di San Rocco, a cui la banca ha dato sempre un tangibile riconoscimento e contributo negli anni, dando sempre un importante sviluppo a questa festa che ha raggiunto ormai grossissimi traguardi e ne avrà sempre di più ambiziosi. Tra le bellezze naturalistiche, ma di grande risorsa per questo comune, sono i vigneti e gli uliveti. Centro dell'attività vinicola è la cantina del Taburno, i cui prodotti hanno ottenuto il marchio DOC. Qui c'è un'aria salubre, si mangia bene, prodotti tipici locali che sono buoni. Poi abbiamo questa grossa manifestazione della festa del grano, quindi è un invito a tutti gli italiani, a tutti gli stranieri che si trovano a passare e che vanno qui a Pietrelcina da Padre Pio, anche a venirci a trovare noi nella Valle Vitulanese, perché non siamo solamente noi di Foglianese, ma ci sono i comuni di Castelpoto, dove si trova dell'ottima salsiccia, si trova il comune di Cautano, il comune di Vitulano, il comune di Campoli, dove anche lì ci sono degli ottimi prodotti tipici locali. Quindi fare una passeggiata in queste zone, alle falde del Taburno, è veramente piacevole. Foglianise, essendo inserita in un contesto naturale incantevole, ricco di testimonianze storico-artistiche, è uno dei luoghi più suggestivi della Campania, che attrae tantissimi turisti durante tutto il corso dell'anno.